Qualche mese fa avevo pubblicato un video in cui parlavo di investimenti alternativi e nei commenti avevo ricevuto una marea di richieste per un video riguardante il Bitcoin. Me la sono presa un po' con calma, ma eccoci qua, il video di oggi sarà appunto una guida completa per principiante sul Bitcoin. E credo sia un buon momento per fare un video a riguardo, dato che il Bitcoin ha avuto un andamento, diciamo, relativamente stabile negli ultimi 4-5 mesi, senza grandi fluttuazioni, e possiamo quindi discuterne in maniera obiettiva. Ci tengo a sottolineare inoltre che questa guida sarà per principianti, quindi se avete già molta esperienza con i Bitcoin, probabilmente questo video non vi darà nessuna informazione di cui non siete già a conoscenza, ma siete più che benvenuti di condividere la vostra esperienza nei commenti. Per prima cosa farò una breve introduzione sulla storia del Bitcoin e come vengono generati, per quali ragioni dovremo avere una piccola percentuale del nostro portafoglio di investimenti in Bitcoin ed infine vedremo il modo migliore per acquistare Bitcoin con Conio, che è lo sponsor di questo video. Conio è un'app creata in Italia nel 2015, semplicissima da usare e disegnata apposta per investitori principianti, che rende l'acquisto di Bitcoin sicuro, semplice ed economico. Probabilmente già diversi di voi che stanno seguendo questo video la conoscono e usano regolarmente. Iniziamo allora. Per capire veramente cos'è Bitcoin e il valore che può portare al nostro mondo, è molto importante sapere perché è stato creato in primo luogo. Bitcoin è diventato disponibile al pubblico per la prima volta nel 2009 ed è la prima criptovaluta mai inventata. Una criptovaluta è una risorsa digitale protetta da crittografia, ovvero complessi algoritmi matematici, e essere trasferita digitalmente da un utente all'altro. Il creatore di Bitcoin è una persona anonima, o forse un gruppo di persone, ci sono speculazioni ma nessuno lo sa con certezza, noto come Satoshi Nakamoto. Nel white paper dei Bitcoin, un documento accademico con dettagli su Bitcoin, Satoshi Nakamoto afferma che l'obiettivo di Bitcoin è creare un nuovo sistema di cassa elettronico peer-to-peer, completamente decentralizzato, quindi senza un'autorità centrale. Alcuni dicono che Bitcoin sia stato creato in risposta alla crisi finanziaria globale del 2008 per riportare il potere nelle mani degli individui che soffrivano dell'avidità delle grandi banche e delle autorità centrali che ne detenevano il controllo. Come detto, il Bitcoin è una valuta digitale che opera su una rete decentralizzata. Ma come funziona? Ogni transazione di Bitcoin viene registrata in un registro pubblico e gli utenti possono rimanere anonimi nella rete con chiavi crittografate. Le transazioni possono essere effettuate senza intermediari, il che significa che non è necessario passare attraverso una banca. Non esiste alcun governo, istituto finanziario o autorità centrale che al momento possa farci nulla, e questa è la forza del Bitcoin, soprattutto in periodi di instabilità e di incertezza come quello attuale. Ma come vengono creati i Bitcoin? Ok, non voglio entrare in tecnicismi complessi, quindi cercherò di descrivere il processo in maniera semplice. I Bitcoin non vengono stampati come la carta moneta, ma vengono estratti utilizzando i computer per risolvere complessi enigmi matematici. Ora arriva il bello. Al momento della creazione del Bitcoin, Satoshi Nakamoto ha deciso che ci possono essere un massimo di solo 21 milioni di Bitcoin in circolazione. Attualmente non è così facile creare un Bitcoin, richiede molta potenza di calcolo che consuma molta elettricità. I minatori, ovvero coloro che li creano, sono incentivati a creare Bitcoin perché se risolvono un puzzle matematico che crea un Bitcoin, al momento della creazione di questo video vengono ricompensati con 6 Bitcoin, e sono un sacco di soldi. Attualmente viene creato un Bitcoin ogni 10 minuti. Se volete sapere quanti Bitcoin o altre monete digitali ci sono in circolazione ad ogni momento, date un'occhiata al sito coinmarketcap.com, trovate il link sullo schermo in descrizione. Qui avete tutti i dati aggiornati. Come potete vedere, dal 2009 ad oggi sono stati creati 18 milioni e mezzo di Bitcoin, quindi ne rimangono solo 2,5 disponibili da creare. Avere un numero massimo di Bitcoin consente di evitare il rischio di inflazione. Con le monete tradizionali, infatti, ogni volta che uno Stato stampa nuove banconote, aumentandone il numero in circolazione, le persone diventano più povere, dato che il loro denaro perde valore. Basta vedere quello che è successo col dollaro quest'anno. Il Bitcoin, come l'oro, è una risorsa limitata. Questo vuol dire che, raggiunta tale cifra, non ci saranno nuovi Bitcoin. Grazie a questo limite numerico, il valore di Bitcoin dipenderà solo dal mercato. Notate che, confronto ai mercati finanziari, il Bitcoin e le altre cripto possono aumentare o diminuire di valore in breve tempo. A seconda della quantità di Bitcoin totali che vengono comprati o venduti sul mercato, il suo prezzo si aggiorna. Il mercato del Bitcoin infatti è ancora molto giovane ed è soggetto a fluttuazioni molto più marcate di quelle di uno stock, ad esempio. Il prezzo dei Bitcoin dipende dalla quantità di domanda e di offerta sul mercato.
L'insieme delle persone che vogliono comprare Bitcoin costituisce la domanda di mercato, l'offerta invece è determinata dalle persone che vogliono vendere il Bitcoin e dai nuovi Bitcoin generati dall'algoritmo. Una volta raggiunti 21 milioni di Bitcoin però, quindi fra qualche anno, l'offerta sarà costituita solo dalle persone che vogliono vendere Bitcoin. Cosa vuol dire questo? Se il Bitcoin è molto richiesto, cioè se il numero degli acquisti è superiore a quello delle vendite, il suo prezzo cresce. Viceversa, se l'offerta di Bitcoin è superiore alla domanda, cioè ci sono più vendite che acquisti, allora il prezzo scende. In pratica, più le persone vogliono comprare il Bitcoin, più il suo valore aumenta. Più cala l'interesse e le persone vogliono vendere Bitcoin, più il suo valore diminuisce. Ma che tecnologia c'è dietro a Bitcoin? La tecnologia alla base del Bitcoin si chiama tecnologia blockchain. Una blockchain è un registro pubblico di tutte le transazioni che viene condiviso e mantenuto attraverso un consenso globale tra tutti coloro che partecipano alla rete Bitcoin. Lo scopo della tecnologia blockchain è dimostrare che le transazioni nella rete sono uniche e impedire la doppia spesa di Bitcoin. Ricordate, ogni Bitcoin è unico. Ora potrei parlare per ore di blockchain e tutto quello che ci sta dietro, ma andrebbe ben oltre lo scopo di questo video. Esistono inoltre usi alternativi della tecnologia blockchain che possono essere applicati a vari settori. La tecnologia blockchain ha sbloccato una nuova ondata di progetti innovativi che stanno cercando di trasformare il modo in cui il mondo funziona e opera. Non esiste infatti solo il Bitcoin. Il Bitcoin è la moneta digitale più importante e famosa, ma ci sono una miriade di cripto minori sulle quali potete investire e potete trovare la lista completa sul sito indicato prima. Al momento della preparazione di questo video in ottobre 2020 ce ne sono oltre 2000. C'è da dire però che data la più alta capitalizzazione di Bitcoin tende ad essere la più solida e meno volatile. Se decidete di investire in qualsiasi altra cripto, la cosa migliore da fare è andare sul sito della cripto che state valutando, ricercare più informazioni possibile riguardo al progetto a cui stanno lavorando e poi trarre le vostre conclusioni. Mi raccomando però, non investite mai a caso su qualcosa che non capite. E se volete avere esposizione al mondo del cripto ma non avete tempo per fare ricerche approfondite, consiglio di fare come me, semplicemente investire in Bitcoin o al massimo in una delle altre cripto più conosciute che già sono in circolazione da tanto tempo. Ma qual è la strategia migliore per investire in Bitcoin? Il mio consiglio, per quanto noioso possa essere, è sempre quello di pensare a lungo termine, data anche l'alta volatilità a breve termine che caratterizza questo tipo di investimento. E la strategia di investimento su Bitcoin non è tanto diversa da quando investite in azioni. Ci sono diverse strategie per investire sul Bitcoin ed è impossibile definire quale sia la migliore, dato che questa cambia da persona a persona, in particolare dalla nostra predisposizione al rischio. Una strategia molto conservativa e allo stesso tempo efficace è il dollar cost averaging. È forse la migliore per chi ha poca esperienza. Come funziona? È molto semplice. Se ad esempio volete investire 600 euro in Bitcoin, invece che comprare 600 euro in Bitcoin in un colpo solo, ne investirete un tot periodicamente, ad esempio 50 euro ogni inizio mese, ad esempio. Così facendo ridurrete il rischio di esposizione alle fluttuazioni di prezzo. Se infatti il Bitcoin perdesse valore per qualche mese, tutto ciò non sarebbe necessariamente una cosa negativa, ma un'opportunità per incrementare il proprio investimento a prezzo più conveniente. È la stessa logica che potete applicare agli investimenti nei mercati finanziari che abbiamo visto in video precedenti. Ma questa strategia è meglio o peggio che semplicemente investire comprando 600 euro in Bitcoin tutto in un colpo? Non è né meglio né peggio, semplicemente a rischio più basso. Se pensate che il prezzo attuale sia molto basso e crescerà costantemente nei mesi a venire ed avete una buona predisposizione al rischio, allora avrebbe più senso investire tutto oggi. Semplice logica matematica. Ma ovviamente il lato negativo è che non potremo mai essere certi che il prezzo non scenderà. Personalmente ho circa un 5% del mio portafoglio investimenti in Bitcoin ed ho una predisposizione a rischio abbastanza alta. Per chi inizia consiglierei di non investire più di un 2-3% del proprio capitale di investimento in Bitcoin fino a che almeno non si matura un po' d'esperienza. Questa dovrebbe rappresentare la parte più ad alto rischio, con potenziale più alto ritorno ovviamente, in un portafoglio di investimento equilibrato. Ovvio, se avete tempo e passione per seguire bene questo settore, stare sempre al corrente con le ultime novità e siete positivi per il futuro del Bitcoin e delle cripto, nessuno vi impedisce di avere un'esposizione un po' più alta. Ma non fate l'errore di investire ad esempio metà del vostro capitale in Bitcoin perché volete arricchirvi da un giorno all'altro, perché così facendo state giocando alla roulette russa. E questo comunque vale per qualsiasi tipo di investimento, non solo per il Bitcoin.
È interessante notare come, nonostante dopo oltre 10 anni di esistenza, il Bitcoin venga ancora considerato da molti un'incognita. In realtà il Bitcoin sta raggiungendo sempre più il grande pubblico ed è cresciuto di valore stabilmente anno dopo anno. Come vedete dalla tabella sullo schermo, potete notare una stabile crescita con performance migliori sia dell'oro che del Dow Jones negli ultimi 7 anni. E vi assicuro che non è facile aver fatto meglio del Dow Jones negli ultimi anni. Se è chiaro, risultati passati non danno nessuna garanzia per il futuro, ma una crescita stabile è sempre segno di buona salute. Dove posso comprare i Bitcoin? I Bitcoin possono essere acquistati in siti chiamati exchange. Ce ne sono diversi, dai più facili ai più complessi. Quando scegliete un exchange per comprare Bitcoin, le cose importanti da guardare sono tre. Primo, la sicurezza degli exchange. Al giorno d'oggi gli exchange sono generalmente molto sicuri, ma agli albori, quando i Bitcoin erano una novità, molti exchange hanno avuto seri problemi a riguardo e sono stati vittime di molti attacchi da parte degli hacker. Per fortuna ora le cose sono migliorate molto e i migliori exchange tendono ad essere molto sicuri. Secondo, l'interfaccia dell'exchange. Alcuni exchange sono semplici da usare, altri molto complessi con 1000 opzioni disponibili. Se investite a lungo termine e non siete speculatori a breve termine che operano transazioni giornalmente, il mio consiglio è di scegliere un exchange semplice da usare. Infine, le spese di acquisto e di vendita. Da cosa guadagnano questi exchange? Gli exchange guadagnano allo stesso modo in cui guadagna un broker quando comprate e vendete azioni nei mercati finanziari. Per ogni transazione viene applicata una piccola commissione che va in tasca al broker. Tutte queste caratteristiche, ovvero sicurezza garantita dal sistema multisig, semplicità d'uso e bassi costi d'acquisto e di vendita, sono i punti di forza di Conio. Vediamo ora un modo semplice e sicuro per un principiante di acquistare Bitcoin con Conio e quali sono i vantaggi effettivi di utilizzare Conio. Conio è un'azienda italiana fondata nel 2015 che ha come obiettivo quello di rendere l'acquisto e la vendita di Bitcoin semplice e sicuro per tutti. L'interfaccia dell'app è infatti molto chiara e facile da usare. Conio è finanziata da Poste Italiane e varie banche italiane ed è inoltre stata scelta da Hype per offrire Hype Bitcoin ai loro clienti. Conio collabora inoltre con NexiPay. Tutte le operazioni di acquisto e vendita di Bitcoin su Conio avvengono all'interno del territorio italiano, assicurando la massima trasparenza e il pieno rispetto delle norme. I limiti d'acquisto quando aprite il conto saranno limitati a comprare 500 euro al giorno di Bitcoin e venderne 5.000. Se serve si può chiedere di aumentare questa soglia, ma credo comunque che per la maggior parte delle persone in ascolto che si avvicinano ora a questo mondo, i limiti iniziali siano più che sufficienti fino a che non si acquisisce esperienza. Per acquisti con carta di credito il costo di transazione è dell'1,25%, mentre per acquisti con bonifico superiori ai 1.500 euro il costo di transazione è ridotto allo 0,5%. Al contrario di molti altri exchange, i tempi di acquisti su Conio sono immediati. Non è necessario infatti fare bonifici e attendere. Su Conio puoi comprare immediatamente con carta di credito senza rischiare che durante l'attesa il prezzo cambi. Per quanto riguarda la sicurezza dell'app di Conio, è protetta dal sistema di sicurezza multisig che dà la possibilità di recuperare i Bitcoin anche se ti rubano il telefono o perdi la password. Vediamo ora come funziona Conio passo per passo. L'app di Conio la potete scaricare semplicemente cliccando sul link che trovate sotto a questo video in descrizione. Una volta scaricata l'app, troverete la schermata iniziale in cui potrete vedere il vostro portafoglio Bitcoin. Dopo esservi registrati ed aver caricato i documenti richiesti, dovrete aspettare circa 2 giorni perché tutti questi vengano convalidati e il vostro conto attivato. Una volta che il conto è attivo, potrete subito iniziare a comprare Bitcoin. Vi basterà andare sulla schermata di mercato dell'app, in cui potrete vedere il valore attuale di Bitcoin e visualizzare anche i grafici degli ultimi giorni e mesi. Comprare Bitcoin da qui è semplicissimo. Basta che clicchiate su compra, inserite l'ammontare in euro di Bitcoin che volete comprare, nell'esempio sullo schermo mettiamo 200 euro, verificate il tutto nella schermata di conferma ed infine inserite i dati della vostra carta di credito. Fatto. Riceverete il messaggio di conferma e i Bitcoin saranno vostri. Potrete poi tenerli per quanto tempo vorrete, potrete inviarli ad amici e conoscenti o spenderli in aziende che accettano pagamenti in Bitcoin. Tutto è veramente semplice. Come accennato, c'è anche l'opzione di depositare con bonifico bancario. In questo caso i costi di commissione saranno ancora più bassi, solo lo 0,5%, ma il deposito minimo deve essere di almeno 1.500 euro. Anche qui il processo è molto semplice. Vi basterà abilitare la funzione di bonifico nelle impostazioni dell'app, completare il questionario,
inserire i dati bancari e completare il bonifico che, una volta effettuato, ci metterà circa 2 giorni lavorativi ad arrivare. Il prezzo di conversione in Bitcoin verrà applicato al momento dell'arrivo del bonifico. Vediamo ora il processo per vendere Bitcoin, anche questo molto elementare. Sulla schermata di mercato stavolta cliccherete su Vendi, inserite l'ammontare che desiderate prelevare, confermate l'operazione di vendita ed infine inserite il vostro IBAN. Fatto! In un paio di giorni i vostri soldi saranno sul vostro conto corrente. Come vedete è tutto semplicissimo. Il mio consiglio è di provare con una piccola cifra di pochi euro per iniziare e vedere come vi trovate. Dopodiché potete procedere con acquisti di somme più importanti se e quando desiderate. Infine, cosa importante, potete sempre contare sul servizio assistenza di Conio, che sarà felice di rispondere alle vostre domande sul servizio o domande più tecniche sul Bitcoin, e potrete anche ricevere un aiuto in tutte le operazioni. Questo è quanto per oggi, spero che questa guida possa essere stata utile a chi inizia a avvicinarsi al Bitcoin. Come al solito, se avete domande basta che mi facciate sapere nei commenti. Se ti è piaciuto il video sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Lascia inoltre un commento se vuoi condividere con la nostra community una tua esperienza riguardo. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando il tasto rosso sotto a destra e attiva la campanella di notifica. In questo modo verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà caricato sul canale. Buona giornata!